Vanno, dai, giochiamo! Oh, ma certo, perché no? Davvero? No. Dai, per favore. Ti ho detto di no, uno sto uscendo e poi dopo l'ultima volta proprio non mi va. Dai, ti prego, non userò più i tuoi V-Bucks senza il tuo permesso, lo giuro. Non basta. E non ti prosciugherò più il conto per comprare le skin. Beh, forse... Ah, giusto, e bloccherò la produzione delle magliette con la tua faccia e la scritta noob. Cosa? Quelle magliette? Ops, questo non dovevo dirtelo. No, guarda, mi dispiace, puoi provarci quanto vuoi, ma stavolta sono proprio inamovibile. Niente mi farà cambiare idea. Hanno messo le spade in Battle Royale. Ok, che si fa? Guarda, ci sarebbero degli obiettivi. Allora obiettiviamoli, no? Sicuro di esserne in grado? C'è anche da chiederlo? Vabbè, partiamo con il primo, poi vediamo. Ok, è due ore che giro. Mi vuoi spiegare cosa devo fare o no? Sì, scusa, speravo la trovassi prima, ma devi procurarti una spada laser. E dove? In una galassia lontana lontana? No, in una cassa. Ah, una cassa lontana lontana? No. La trovi nella mappa. Ah, ok. E non c'è un altro modo? Beh, potresti prenderla da qualche nemico, ma la vedo dura. Oh, guarda che mi chiamavano il Boba Fett di Varese. E chi è che ti chiamava così? Ok, nessuno, me lo sono appena dato. Però ce la posso fare. Se lo dici tu. Ecco un nemico. Eh già, voglio proprio vedere. Che la forza sia con te, amico. E anche il fucile d'assalto. Però l'hai sconfitto. Sì, ma non avevo la spada. Ecco, una volta che fai una bella cosa ti va male. Sei proprio sfortunato, eh? Lascia stare, io e la fortuna siamo in una relazione complicata. Sai che forse non così tanto? Guarda lì davanti. Oddio, è quello che penso? Certo, è la spada di Kylo Ren e... Ma cosa? Sento la forza dentro di me. Ora dominerò il mondo! Fai quello che vuoi. Per l'obiettivo basta fare 200 danni con la spada. Distruggerò ogni mio ostacolo. Sì, ma calmo, non distruggere il televisore come Kylo nel film. Ecco un nemico. Lo schiaccerò con le mie mani. Zitto e fai danni. Addio, traditore dell'impero. Forza. No, sconfitto di nuovo. Vabbè, un po' gli hai tolto. Ottimo lavoro. Ottimo, andiamo. Beh, che succede? Sei tornato normale? Normale? Di cosa stai parlando? È che prima eri... Vabbè, lasciamo perdere. Boh, questo non è tanto a posto. Comunque dimmi. Devi andare in uno dei luoghi in cui i caccia imperiali si sono schiantati nell'evento e piantare una bandiera. Ah, e metti che qualcuno, per caso, non abbia visto l'evento? Chiedo per un amico, No, aspetta, un fan come te non ha visto l'evento? Ecco, ma peccato. E che avevo da fare? Ti sei addormentato. Mi sono addormentato. Vabbè, dai, ti metto un indicatore. Grazie, molto gentile. Vado! No, aspetta! Oddio, ma quelli sono soldati? Eh sì. Ah, benissimo, allora sono miei alleati. Vado a salutarli, Io non lo farei. Buonasera, ragazzi, come sta? Visto? Tranquillo, probabilmente non mi hanno riconosciuto. Raga, sono io! Ho come la sensazione che invece ti abbiano riconosciuto benissimo. No, dai, ce la devo fare. Sì, ma non andar lì disarmato, eh. Non ti preoccupare, mi fermo in questa casa a cercare qualche arma. Va bene, zio. Ma che cassa strana. Aprila. Non ci credo, ci sono tutte le spade di Star Wars. Oh, l'azzurra di Rey, la verde di Luke Skywalker, la viola di Mace Windu e anche la rossa di Kylo. Bene, Giovane Padawan, andiamo a sconfiggere il primo ordine? Puoi scommetterci. Vai. Tranquillo, Obi-Wan Kenobi non sbaglia! Ottima difesa, vai avanti così. L'attacco è la migliore delle difese. Ho visto. Ah, stavolta c'ero quasi però. Se magari ti calmassi un attimo. Sembrava che dovessi scacciare via delle zanzare con quella spada. Cavoli, in effetti d'estate sarebbe utile. Dai, su, non ti stupidate, muoviti. Aspetta, ho un'idea. Cioè? E se aspettassi che un nemico facesse fuori i soldati e poi appena se ne andasse mettessi giù la bandiera? Ma quando la finirai di essere così vigliacco? Quando l'inferno si girerà come Hot. Forza, dai, se farei questo obiettivo ti farò un regalo di Star Wars. Senza usare i miei V-Bucks? Sì, senza V-Bucks. E va bene, certo. Ci penso io. Eccoli, come intendi agire? Userò la mia vigliaccheria in modo positivo. Scusa? Li attaccherò con il cecchino quando non mi vedranno. Oddio, non molto onorevole, ma potrebbe anche funzionare. Fuori uno, due e fuori tre. Ottimo, grande, sei stato incredibile. Grazie, grazie, gli autografi dopo. Adesso riscatta la bandiera. Yeah, ci sono riuscito. Occhio, c'è uno che attacca. Lo faccio fuori subito. Cavoli, se sei carico. Non hai idea, un sacco. Comunque prendi il blaster dei soldati, ci servirà per la prossima sfida. Ah cavoli, non sapevo si potesse usare, lo prendo subito. Perfetto, ora devi semplicemente usare il blaster per provocare dei danni agli avversari. Ottimo, ma mi sa che il mio blaster ha qualche problema. Perché? Ho 00 colpi, dove li trovo quei proiettili? È il simbolo dell'infinito, idiota, il blaster non si scarica mai. Ah, quindi non è neanche un 8 che si riposa? No, tranquillo, non lo è. Ah, ok, ottimo, bello. Ecco un nemico,
Fai il tuo dovere. Puoi scommetterci. Addio, stupido ribelle. Perfetto, ma stai calmo, non farti prendere troppo la mano. Ma figurati se io mi faccio prendere la mano. Occhio un altro. Nel nome dell'imperatore. Sì, direi proprio che ti sei calmato. Sì, sì, sono calmissimo. Occhio. Farei la fine di Han Solo. Ops, spoiler. Vabbè, dai, siamo al terzo film, si può anche dire. Subito un altro dietro. Tu, schifoso Jedi, questa è la tua fine. Mi sa che è completamente andato. Ah, finalmente ho trovato l'arma definitiva con cui conquisterò il mondo. Sì, l'abbiamo decisamente perso. No, ho perso, è diverso. Ok, ora... Beh, perché quella faccia? Lo sai benissimo. Non hai più voglia di giocare? Non è quello. Sei arrabbiato per aver perso? No, no, a quello ci sono anche abituato. Ah, ho capito, il lato oscuro ti ha messo di cattivo umore, sai, succede. Ma no, cosa c'entra? È che voglio il mio regalo. Ah, scusa, mi ero completamente dimenticato. Allora, seguimi nel rifugio. Dove? Eccoci qui. Cavoli, carino, molto natalizio. Eh già, e guarda a destra. Oddio, è quello che penso. Beh, aprilo e lo scoprirai. Subito, subito. E olè, ecco il deltaplano Millennium Falcon. Ah, credevo fosse una bici nuova. Vabbè, così è molto meglio. E visto che mi sento buono, apri anche l'altro, va. Subito, subito. E lo stemma dei Sith. Oh, ma sono bellissimi, grazie. Contento che ti siano piaciuti. Sì, sì, un sacco. Perfetto. Ora finiamo ste sfide. Allora cosa manca? Purtroppo non hai fatto abbastanza danni con la spada laser per sbloccare l'obiettivo. Devi far fuori ancora qualche nemico. Beh, per me è sempre un piacere usarla, quindi ci sta. Bene, questo è lo spirito giusto. Grazie, e poi questo Millennium Falcon mi gasa pure di più. Ok, ora trova la spada. Ah beh, dai, sarà facile. L'ho trovata praticamente sempre da quando ho iniziato. Con le ultime parole famose, eh? È 2 ore che giriamo. Lascia stare, ho trovato di tutto tranne quello che mi serve. Ah, mi fermo qua un attimo a pensare, va? Va no? Zitto, mi deconcentri. No, è che... Allora? Ascolta, io sto zitto, ma tu guardati alle spalle. Come le spalle? Del gioco, genio. Ah. Oh, finalmente. Oddio, un baule delle spade. Visto? Te l'avevo detto che l'avrei trovato. Sì, l'avrei. Se non fosse stato per me, staresti ancora guardando in aria come un tonto. Forza, scegli. Cavolo, è difficile. Però penso di aver fatto la mia scelta. E quale sarebbe? Finirò quello che ho iniziato. Eccolo che ricomincia. Ecco uno sporco ribelle. Quale ribelle? Vabbè, dai, eliminalo con la spada. Prenderò il potere dal lato oscuro della forza. Basta che lo elimini. Fatto. Cavolo, è funzionato. Ora vai avanti. Ora mi difenderò dagli attacchi del nemico. Sì, ma... Non hai scampo con me. Ok, ma la difesa non è eterna. In che senso? Oh, ho perso. Beh, dai, l'hai detto anche tu che dovresti essere abituato. Non ci scherzare. Vabbè, perlomeno ho fatto tutti gli obiettivi. Sì, quello sì. E pensa che con la mossa di prima hai anche involontariamente completato quello della difesa. Quindi la prima fase è finita. Ah, bene. Com'è la prima fase? Eh sì, ce ne sono altre due. E con gli stessi obiettivi. Ma dai, non ho voglia di rifarlo. E mo chi è? Pronto? Azizu io. Oh, ma buongiorno, babbo. Oh, chiamami un'altra volta, babbo, che giuro che appena ti vedo ti tiro una capocciata. Oh, benissimo, babbo, sono subito da lei. Sì, sì, vieni pure, che quando ti vedo ti gonfio. Ok, ok, a tra poco. Ciao, caro, ciao, ciao. Ma che dici? Ascolta, devo parlare del tuo regalo. Ma che... Oh, ma pensa te, questo mi attacca pure in faccia, oh. Ma appena lo vedo, vedi, gli faccio una capoccia come un panda, pure due occhi neri. Scusa, ma devo proprio andare. Aspetta, mi vuoi far credere che fosse Babbo Natale? Eh sì, sai, manca poco e ha proprio bisogno di una mano con i regali. Io lo chiederebbe a te. Sì, diciamo che sono un aiutante part-time. Sì, certo, come no. Scusa, ma adesso devo proprio andare, che se quello si arrabbia sono cavoli. Ciao! Per un pelo. Meno male che mi ha chiamato mio cugino. Tra l'altro era tutto disturbato, non si sentiva nulla. Non ho idea di cosa mi abbia detto. Comunque ragazzi, questo era Fortnite X Star Wars. Spero che il video vi sia piaciuto e volevo ricordarvi che il 22 dicembre, cioè domani, uscirà un video di Natale sul canale dei Pantellas. Quindi mi raccomando, tutti connessi, che ci sono anch'io in un ruolo particolare. Volevo anche dirvi che mercoledì uscirà un nuovo video, quindi mi raccomando, non perdetevelo. Sì, lo so, è Natale e probabilmente non lo guarderà nessuno. Vabbè, tanto nel caso siate impegnati rimane lì, quindi anche se lo vedete un giorno dopo mi va bene lo stesso, eh. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete mi piace, soprattutto condividete. E noi ci vediamo mercoledì e sabato con altri 2 nuovi video e bella. Bene, andiamo dai. Uè, ciao cugino, come va? Aia, 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 ma sei impazzito? La prossima volta impari a chiamarmi babbo. Ma pensate a questo.